Ben ritrovati a tutti, signori. Eccoci qui in questo nuovo video per commentare tante novità tecnici piuttosto che calciatori e anche qualche notizia extra, interviste interessanti. Partiamo dal colpo Solé, ormai annunciato all'Udinese. Su Transfermarkt risulta ancora svincolato, ma in realtà ha firmato un triennale con l'Udinese, difensore 2000, che arriva dopo la parentesi Salisburgo, in cui ha fatto anche abbastanza bene, ed ormai pronto per quindi integrarsi nella rosa di Mister Runiaic, un difensore che può dare un grande apporto, peraltro arrivato da svincolato, quindi ancora di più sicuramente può essere un'ottima operazione in questo senso. Andiamo a parlare di tecnici, un po' in giro per il mondo, perché ha trovato sistemazione Manuele Blasi, che è un giovane allenatore che ha firmato con il Paradiso, società della terza divisione svizzera, e ha annunciato quindi il suo arrivo al posto peraltro di Sannino, che guidava il club fino a poco tempo fa. È interessante questa novità, come anche l'approdo di Camoranesi sulla panchina del Carmio Tissa, società cipriota, che attualmente si trova a lottare per la salvezza in un campionato che sta crescendo molto, perché sono ben tre squadre in Europa, che per una realtà come Cipro sono tantissime, sono quasi più le squadre cipriote che le squadre greche, paradossalmente. E Camoranesi quindi si ritrova su questa panchina dopo peraltro una breve parentesi in terre maltesi, quindi resta comunque su un'isola. Il suo futuro resta su delle isole. Andiamo a questo punto in Brasile, perché ha trovato anche il nuovo allenatore, il Cruzeiro, che si affida a Mister Diniz, un Cruzeiro che quest'anno vuole sicuramente ben figurare. Diciamo che quest'anno il campionato è bello impegnativo, c'è una grande lotta, c'è il Botafogo che ha investito molto e ha giocatori importanti, anche il San Paolo sta facendo bene. Il Cruzeiro si trova comunque attualmente ottavo, vuole scalare un po' di più la classifica e si affida a un tecnico di grande esperienza, ex CT del Brasile, che ha firmato fino al 2025, quindi per una stagione diciamo e mezza, però certamente una novità, devo dire, molto importante. Trova sistemazione a Gudelo, che ha ormai firmato con la Luada, quindi riparte dagli Emirati Arabi Uniti. Tra l'altro un campionato, quello emiratino, in cui il mercato si è chiuso quasi ad ottobre, quindi diversi sono i trasferimenti proprio verso queste terre. Vi ricordo, Agudelo ha giocato anche in Serie A con lo Spezia, è un classe 98, trequartista che rinforza quindi la Luada, anche se lui già era negli Emirati Arabi Uniti, perché dall'anno scorso era approdato all'Al Nasser, da cui poi arriva peraltro in prestito, quindi resta comunque negli Emirati Arabi Uniti. Approda per la prima volta invece Derrico, che ormai è arrivato verso la fine della sua carriera, decide di andare negli Emirati, firmando con lo Sporting FC. Vi ricordo classe 90, 92, società, se non erro, di seconda divisione, peraltro emiratina. Arriva in prestito dal Bari. Ci sono anche diversi italiani presenti nello Sporting FC, tra cui anche per esempio Chiesa, che è arrivato da Verona. Operazione in prestito secco, quindi questa stagione la passerà in terre emiratine e con lo Sporting Dubai. Curioso di vederlo poi, di seguire un po' il suo percorso per l'appunto da queste parti. Anche Sabiri approda in una realtà emiratina, perché firma con l'Aiman Club. Sabiri, che lo conosciamo molto bene, ha fatto comunque vedere buone cose tra Firenze, Ascoli, anche alla Sampdoria, trequartista marocchino, classe 96, che approda nella massima divisione emiratina per l'appunto con l'Aiman Club, in prestito con diritto di riscatto, quindi poi potrebbe essere riscattato. Vedremo un po' quale sarà il suo futuro. Sempre in tema di trasferimenti, Infantino viene ceduto all'Al-Ain, quindi anche lui lascia Firenze, giocatore ormai fuori dal progetto tecnico di mister
Palladino, non mi veniva in mente, e firma anche lui con una realtà degli Emirati Arabi Uniti, Al Ain, che sta giocando peraltro anche la Champions League Elite asiatica a buoni livelli, sarà allenato anche da Crespo, quindi da un allenatore che parla la sua stessa lingua perché è argentino. È un 2003 che lascia Firenze anche lui in prestito con diritto di riscatto, quindi poi potrebbe essere per l'appunto riscattato. Nuova vita per Jovetic, che riparte dall'Omonia, riparte quindi da Cipro. Omonia che comunque non fa l'Europa, se non sbaglio. No, in realtà forse l'Omonia fa l'Europa, ora che ci penso. Comunque nel frattempo annuncia un ottimo attaccante che abbiamo visto proprio a Firenze nel corso della sua sì, fa l'Europa, fa la Conference League, comunque vi confermo questa cosa. Abbiamo visto nella sua carriera a Firenze, lui approda a Cipro dopo la parentesi greca con l'Olympiakos, era svincolato da ormai diversi mesi, vi ricordo è un classe 89, nazionale montenegrino, che firma fino al 2026, ancora strappa un contratto importante nonostante abbia 35 anni, però le ultime stagioni probabilmente le passerà per l'appunto con l'Omonia, a meno che non ci siano poi clamorosi ribaltoni. Tra l'altro, parlando di Olympiakos, è arrivato un grande colpo negli ultimi giorni di mercato per mister Mendilibar, ovvero Yazici, trequartista classe 97, nazionale turco, che arriva anche lui dopo una parentesi da svincolato, ha firmato un triennale, giocatore tecnicamente molto forte, che in Grecia può essere un valore aggiunto importante. Un Olympiakos ha un'ottima squadra e che vuole tornare a vincere il campionato dopo diversi anni un po' di impasse da questo punto di vista. Io mi sposterei a questo punto in casa Olbia, perché è arrivato l'esonero di mister Amelia, un Olbia quest'anno che in Serie D non sta sicuramente entusiasmando molto, perché nel girone G è attualmente penultimo con 2 punti in 6 gare, che per una squadra neo-retrocessa sono troppo pochi. È vero che ha avuto problemi societari, però ecco, da una realtà come Olbia mi aspetto molto di più, e in questo senso paga il prezzo l'allenatore, mister Amelia, che viene infatti esonerato, e vedremo se la squadra si riuscirà a risollevare dopo questo inizio di stagione così delicato. Andiamo in casa Novara, quindi spostiamoci in Serie D, perché viene annunciato il nuovo direttore sportivo, che è Boveri. Vi ricordo, figura comunque abbastanza esperta, approdato da ormai in realtà diverse settimane, voi vedrete il video che è passato un po' di tempo, e si inizia quindi anche a programmare per il mercato di gennaio, che sarà molto importante per un Novara che vuole strappare questa salvezza, società che sicuramente ha un grande passato, però attualmente punta a salvarsi nel girone A di Serie C e punta a stare più tranquilla possibile nonostante tutto. Lascia il professionismo Bellusci, difensore centrale ex Ascoli, che approda alla Recanatese nel girone F di Serie D, classe 89, difensore di grande esperienza, di grande caratura, che ovviamente in D può fare la differenza. Era svincolato anche lui da diversi mesi oramai, e dopo aver aspettato eventuali chiamate dal professionismo accetta comunque una piazza importante, che ha grandi ambizioni e che vuole ritornare proprio tra i pro nel più breve tempo possibile. A questo punto parliamo di notizie extra, ce ne sono veramente veramente tante, e io partirei da quelle che sono state le conferme nella Lega Pro, perché la Lega Pro, la Serie C diciamo, e tutti i club hanno votato all'unanimità, quindi tutti i 60 club compatti hanno confermato Marani alla presidenza, quindi una conferma importante, oltre a quella di Marani, che in questi anni ha svolto un lavoro non indifferente, l'accordo con Sky e tante altre novità importanti. Anche la riforma Zola si proseguirà su quell'aspetto, perché è stato confermato anche il vicepresidente Zola, riforma Zola per quanto riguarda i giovani ovviamente, e quindi c'è continuità, ma per una Lega che sta crescendo molto e che merita sicuramente grande attenzione, perché effettivamente ha fatto un ottimo lavoro. Tra l'altro
si potrebbero anche introdurre novità interessanti di cui poi parleremo. Ma in merito alla riforma Zola voglio leggervi le parole di Morrone, presidente dell'Adicosp, che ha proprio citato questa importante riforma. Sopra ho apprezzato l'operato di Zola perché la sua riforma valorizza i settori giovanili. Per molti club questi vengono visti più come centro di costo che come risorsa. Vanno bene i contributi anche perché sono previsti dalla legge Melandri, ma incentivare il talento cresciuto in casa può dare uno slancio decisivo alle società per investire nei propri settori giovanili, che è un aspetto importantissimo. Uno dei limiti del nostro paese è proprio quello, cioè puntare poco, valorizzare poco i settori giovanili, una delle cose più importanti ad oggi del nostro calcio. La Lega Pro, come le altre leghe, la FIGC, devono far sentire la loro voce affinché venga istituito lo Ius Soli sportivo in Italia. I giovanissimi Nico Williams e Yamal hanno trascinato la Spagna sul tetto d'Europa, pur essendo nati da genitori extracomunitari. Lì sono d'accordissimo. Una delle cose in cui siamo più indietro, una delle differenze poi con i grandi club, i grandi nazionali estere, è quello. Cioè in Spagna, in Francia, in Inghilterra ci sono un sacco di extracomunitari che vengono tesserati, diciamo, con quelle nazionali. Bellingham, Mbappé, eccetera, non sarebbero francesi, inglesi. In Italia loro non sarebbero italiani. Cioè, se Mbappé e Bellingham fossero nati in Italia, non sarebbero stati italiani. E quindi, ovviamente, perdi quei tipi di prospetti e li perdiamo fin da ragazzini. Quindi è un po' anche quella la differenza. Ci sono pochi. C'è poca multiculturalità oggettivamente. Nella nazionale maggiore, ma anche nelle nazionali giovanili, a differenza degli altri paesi, che poi sia un problema o meno, non lo so, però la differenza grande è questa. Lì si può essere naturalizzati spagnoli in poco tempo, da noi invece avrebbero giocato nei campionati dilettantistici e non potevano essere convocati alla nostra nazionale, assolutamente. È un forte handicap che non ci permette al momento di competere con le più importanti nazionali europee. Sotto questo aspetto, assolutamente sì. Tra l'altro, come dicevo, ha parlato anche Marani circa le possibili nuove introduzioni all'interno della Serie C, perché si è parlato del discorso salary cap, che potrebbe essere introdotto questo tetto, diciamo, massimale per gli stipendi piuttosto che i trasferimenti, le spese comunque in generale. Infatti Marani ha detto che si vuole provare a mettere dentro un salary cap per mettere un controllo ai costi. Ci piacerebbe essere la prima Lega a rimettere un tetto alle spese. Oggi il problema più grande è la sostenibilità economica, vogliamo mettere a posto i conti economici della Serie C, quindi sarebbe interessante effettivamente vedere questa introduzione. Tra l'altro potrebbe essere anche introdotta qualche novità a livello arbitrale, il VAR a chiamata, vedremo un po' se si riuscirà a far passare questa idea. Comunque ha parlato Marani anche del tema seconde squadre, molto, molto importante. Vi ricordo che la Lega di Serie D ha aperto le seconde squadre, anche nei dilettanti, anzi soprattutto nei dilettanti si potranno realizzare seconde squadre, e in questo senso Marani ha detto: non abbiamo indicazioni di alcun genere. Ci sono società che stanno ragionando, si entra però solo se una società non ha i requisiti. Questo fa ovviamente riferimento alle grandi realtà, quindi a un Napoli che vuole fare la next gen la può fare se ovviamente ci sono società che non si iscrivono. Se sono le 60 società sono iscritte, ovviamente non c'è spazio per un'altra next gen. Ad oggi. Devo ringraziare i presidenti che l'hanno accolta favorevolmente. L'unica riforma fatta al calcio italiano l'ha fatta la Serie C, introducendo due seconde squadre, ovviamente in realtà tre. La domanda non c'è un vantaggio o no per la Serie C, ma c'è un vantaggio o no per il calcio italiano. I tifosi devono fare i tifosi, però un conto sono i tifosi e un conto sono le istituzioni. Se così non fosse, non ci sarebbero le seconde squadre che tolgono spazio ad altre. A me il dibattito fa sorridere perché in Spagna esistono da tanto tempo e sono parte integrante. 20 della squadra campione d'Europa vengono dalle seconde squadre, 20 giocatori della squadra campione d'Europa, e 15 non hanno giocato più di 50 partite. È stata una disponibilità che la CIE ha dato a tutto il calcio italiano, quindi grazie alla C si fa fare esperienze a questi ragazzi che poi possono avere un futuro ad alti livelli. Io proseguirei perché ci sono novità interessanti in seno alla FIFA. Innanzitutto il famoso caso di Arra, che ha fatto molto parlare in questi ultimi giorni, che fa riferimento a questo calciatore che è andato in Russia, non si era trovato bene, voleva rescindere il contratto.
e poi aveva accettato anche una proposta da una realtà belga, lo Sporting Charleroi se non sbaglio, però la FIFA non gli aveva dato questa opportunità di rescindere il contratto e trasferirsi, e quindi lui era rimasto praticamente fermo per un sacco di tempo senza giocare. Gli ha fatto ricorso, gli è stato dato ragione dalla Corte di Giustizia Europea, e quindi adesso si è creato questo precedente che potrebbe portare ad altri giocatori a diciamo rescindere il contratto in questa maniera. Quindi ora vedremo come si comporterà la FIFA, se cambierà delle regole e se ci saranno novità in tal senso. Dall'altro, prima di passare al discorso mondiale per club, termina un po' il periodo di agonia per Pogba, perché la squalifica di 4 anni è stata ridotta a 18 mesi, ovviamente a partire da quando è stato squalificato, quindi dall'11 settembre del 2023, quindi si calcola questi 18 mesi da questa data qui, e quindi potrebbe rientrare clamorosamente verso fine stagione, fine di questa stagione 24-25. Vedremo se sarà così. Addirittura l'11 marzo potrebbe ritornare. Adesso comunque può tornare anche ad allenarsi, può tornare a prepararsi a livello atletico, e vedremo se rivedremo in campo Pogba, che comunque è stato ovviamente un giocatore fondamentale nel mondo del calcio, alla Juventus, ma ovviamente non solo. Sempre in tema di questi processi così, volevo parlarvi anche del tema Gudmundsson, perché è stato ufficialmente prosciolto. In realtà c'è ancora un grado di giudizio, se vogliamo, si dovrà aspettare ufficialmente poi nel 2025 un altro processo, però il tribunale di Reykjavik ha assolto Gudmundsson dall'accusa di cattiva condotta sessuale, nel caso ormai ben conosciuto, e quindi fondamentalmente ad oggi è libero, diciamo, anche mentalmente per giocare, stare tranquillo. Ovviamente ci sarà ancora tempo per un altro, ripeto, ricorso. In particolare si avrà tempo fino a novembre per arrivare al terzo grado di giudizio, però per ora Gudmundsson, ripeto, è stato assolutamente assolto. Come dicevo, parliamo del discorso mondiale per club, perché la FIFA ha dato l'ok all'apertura di una finestra di calciomercato di 10 giorni dal 1 al 10 giugno. Quindi ci sarà un'ulteriore finestra per permettere alle squadre di rinforzarsi in ottica mondiale per club. Ancora non sappiamo niente di questo mondiale per club, una competizione stra odiata da tutti i calciatori, società, però che la FIFA vuole comunque, diciamo, disputare. Si disputerà tra il 15 giugno e il 13 di luglio, vi ricordo saranno coinvolte anche Inter e Juventus, e quindi ci sarà questa apertura in questi giorni, apertura per tutti in realtà, quindi anche per esempio per un Atalanta di turno, però vedremo, anche perché c'è il tema dei giocatori che vanno in scadenza. Infatti è una competizione che si gioca a livello di club. Il problema è che il 30 giugno i giocatori che sono in scadenza poi vanno via zero e potrebbero poi non partecipare più alla competizione. Ad oggi non si è ancora parlato di un possibile rinnovo ponte, cioè un contratto che permetterebbe di andare in scadenza poi dopo la fine della competizione, però la FIFA darà la possibilità ai club di sostituirli con altri giocatori se poi per l'appunto questi in scadenza non rinnovano e se ne vanno. Vedremo un po'. Dal 27 di giugno al 3 di luglio ci sarà questo periodo in cui si potrà rimpiazzare i giocatori che vanno via a zero con altri calciatori in rosa, credo io, a questo punto. Però vedremo un po', perché è un qualcosa di, ripeto, molto odiato, che ovviamente se non piace ai diretti partecipanti, a coloro che la vanno a rendere possibile, non so se avrà molto futuro questa competizione, però vedremo un po' il da farsi. Allora, io proseguirei, perché Jürgen Klopp è stato nominato come Global Head of Soccer della Red Bull dal 1 gennaio 25, tra l'altro una Red Bull che sembra essere interessata al Paris FC, società di Parigi, ovviamente modello Red Bull ormai stravincente, valorizza i giovani,
con le sue realtà in giro per il mondo, Bragantino, Lipsia, Salisburgo su tutte, e ovviamente anche il Liefering, però parliamo di una società ormai ben consolidata che ingloba un certo Jürgen Klopp, che sarà quindi il gestore di questa realtà e che può essere, con il suo apporto, può ancora crescere di più, ha ancora margini di miglioramento grazie all'arrivo comunque di una figura così importante, di così grande caratura. Andiamo in casa Pisa perché c'è una novità storica. Infatti, la società ha annunciato una partnership con Serenis Official Mental Health Partner, con Serenis fondamentalmente, che sarà quindi questo partner, primo partner al mondo, almeno del calcio italiano, per quanto riguarda il benessere mentale. Serenis è questa piattaforma digitale e anche centro medico autorizzato che permetterà ai calciatori di avere sedute di terapia psicologica nel caso di bisogno, ovviamente, ma anche in maniera, anche se non c'è bisogno. Ed è una novità importante perché comunque spesso viene sottovalutato il discorso mentale, il discorso del benessere psicologico nel mondo del calcio, però è come nella vita di tutti, è una parte ovviamente fondamentale per anche poi ben performare. Ora parliamo un po' di mercato, di vari colpi in giro per il mondo che sono avvenuti negli scorsi mesi, nelle scorse settimane. Partiamo da Pierrot, che ha firmato con l'AEK di Atene, attaccante importante di nazionalità haitiana, classe 95, che ha fatto benissimo in Israele con il Maccabi Haifa, e che approda in Grecia per 3 milioni e mezzo di euro con l'AEK, firma fino al 2027, ripeto, ottimo attaccante, fisicamente molto prestante, ma bravo anche sotto porta, che arriva quindi in Grecia. Si rinforza anche il Ferencváros con l'approdo di Saldanha, parliamo di un, in questo caso, trequartista, ma anche lui prima punta, diciamo abbastanza fisica ma molto meno strutturata di un Pierrot. È un classe 99, nazionale brasiliano, arriva dal Partizan per 3 milioni di euro e sicuramente può fare molto bene un Ferencváros che punta a vincere il campionato ungherese e ben figurare poi in ambito europeo come cerca di fare ogni anno. Pavlenka firma con il PAOK, quindi in questo video tanti colpi in Grecia. Per una realtà comunque quella greca sicuramente interessante con diversi giocatori di livello. Pavlenka, portiere di esperienza, classe 92, ancora nel giro della nazionale ceca, che ha fatto una carriera comunque in Germania con il Brema, era svincolato da diverso tempo e per l'appunto va quindi al PAOK, firmando fino a fine stagione più opzione per la successiva, quindi poi potrebbe rimanere anche più tempo, comunque portiere che può fare molto molto bene. Andiamo in casa Dinamo Mosca perché è arrivato dal Marocco un giocatore interessante che già si sta comunque integrando, che è Maoub, attaccante classe 2003, che ha raccolto anche qualche presenza in nazionale maggiore, marocchino ovviamente. Arriva dal Raja Casablanca per 1,7 milioni di euro e firma con la Dinamo Mosca, società in crescita nel campionato russo di livello, vi ricordo ha firmato fino al 2029 addirittura, quindi un investimento su cui la società evidentemente crede e che penso possa anche lui ben figurare. Jurečka riparte dalla Turchia, ottimo attaccante che ha fatto molto bene in Grecia con lo Slavia Praga, approda per 1,2 milioni di euro al Rizespor, società di medio-basso livello che punta comunque a salvarsi senza problemi, classe 94, ottimo attaccante che firma un biennale con opzione per l'anno successivo. Giocatore che sotto porta può fare sicuramente la differenza in Turchia. Cambia realtà anche Cook, che è ufficialmente ripartito dal Neftchi Baku, quindi si è spostato in Azerbaigian, centrocampista montenegrino classe 93, che ha deciso di cambiare realtà. Lui è un giocatore tecnicamente molto valido nel giro anche della nazionale montenegrina, ha fatto molto bene in Kosovo con i Balcani negli ultimi anni e
e adesso è approdato per l'appunto in Azerbaigian per i prossimi 3 anni. Vinicius Mello cambia squadra, trasferimento molto interessante perché lui ha fatto bene con il Čukarički in Europa ed è andato negli Emirati Arabi Uniti con l'Al Jazeera, quindi anche lui ammaliato dal mondo arabo, vi ricordo classe 2002, come detto fatto bene con la realtà serba che l'anno scorso ha affrontato anche la Fiorentina in gironi di Conference League, era arrivato all'epoca dall'MLS e adesso per l'appunto va negli Emirati Arabi Uniti per i prossimi 3 anni, peraltro firmando quindi un triennale. Andiamo avanti ragazzi, non demordiamo perché dobbiamo commentare ancora l'arrivo di Falzerano al Monopoli, un Monopoli quello di Mister Colombo che quindi si va a completare, attinge anche dagli svincolati, esterno classe 91 di categoria, ex Perugia, ha fatto anche tanta Serie B, che può essere sicuramente un ottimo rinforzo, ha firmato fino a fine anno, ovviamente da valutare sotto l'aspetto atletico, però giocatore su cui la società vuole puntare. E chiuderei con l'arrivo di Letizia alla Feral Pisalò, o meglio il ritorno, perché Letizia ha già giocato l'anno scorso in B in quel di Salò, terzino ex Benevento di grande spinta, di livello, che riparte così dalla Serie C classe 90 e ha firmato fino al 2026, quindi 2 anni sarà così a Salò per chiudere un po' anche la sua carriera, perché inizia ad avere anche lui una certa età. Signori, io vi do appuntamento alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.